Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Per questa puntata di Riconosciamoli ho il piacere di avere come ospite Antonio De Leonardis. Buonasera, ciao. Ciao, dottore. Ciao. Sigla. Iniziamo questa puntata di Riconosciamoli con Antonio De Leonardis, uno dei più, come diciamo, anziani o vecchi giornalisti? Evergreen, giornalisti d'Abruzzo. Sto scherzando. Pure io. Sai che noi scherziamo sempre. Antonio, benvenuto. Grazie per l'invito, ho fatto molto piacere, perché devo dire, oramai sono di casa, mi fa molto piacere. E infatti se ormai sei di casa e questa famiglia ha veramente piacere di averti come, certo, fatto piacere anche a me, come collaboratore, anche perché ho iniziato la mia seconda carriera, quella televisiva, proprio dagli studi di TV6 qualche anno fa, per cui è stato un gradito ritorno. Senti Antonio, una delle prime domande che ti voglio fare è, vorrei ripercorrere con te, anche perché io sono affascinato da quello che è il passato di Pescara e dell'Abruzzo, e chi più di te può raccontarci la trasformazione dal punto di vista giornalistico di questa città. Tu sei pescarese e hai iniziato giovanissimo. Giovanissimo, insomma, a novembre festeggio 50 anni di mestiere. Fantastico. Perché la mia prima collaborazione, remunerata tra l'altro ben 10.000 lire, le presi nel novembre del 67 col Messaggero, la prima volta che ho fatto alcuni servizi, non ci credevo nemmeno che potessero arrivare questi primi soldini, e da lì, dal novembre del 67, quindi a novembre farò 50 anni, voglio dire, di mestiere, non è poco, insomma. Meraviglioso. Sì, tenendo conto che... Continui a lavorare comunque. Ma sì, faccio quello che posso, perché ovviamente sto in pensione oramai da 12 anni, da 11 anni, però sono rimasto all'ambiente, anche perché, sia perché mi piace, perché penso ogni tanto di avere anche qualcosa ancora da dire, per cui sto volentieri. Certo, quando ho iniziato non pensavo di arrivare a tanto, anzi, piccolo particolare, quando sono stato praticamente assunto la prima volta, nel 70, e
Che non era facile essere assunto in quel periodo. No, non era facile, nemmeno molto remunerativo, se pensi che insomma il mio stipendio a lavoro pieno era di 90.000 lire al mese, mentre allora un giornalista che faceva il mio stesso lavoro, della stessa redazione, prendeva 500.000 lire al mese con 14 mensilità. Quindi insomma, voglio dire, ho fatto parecchia molta gavetta, ma tra l'altro ho iniziato promettendo a mia moglie, eravamo sposati da poco, che l'avrei fatto per 5-6 mesi, perché insomma mancava la tesi per laurearmi, e ho detto appena do la tesi farò l'insegnante, il professore. Potevi essere un professore? Sì, potevo essere un professore, però l'ho detto, stavo dicendo una bugia, perché chiaramente mia moglie Maria ci ha abboccato. Dove l'hai conosciuta Maria? Ah, Maria, ero andavo a scuola col fratello, una cosa classica, insomma, e poi andavo a scuola col fratello al liceo, ci siamo conosciuti, insomma, poi è iniziata questa storia. Ti ripeto, l'idea comune era quella di comunque di fare un altro tipo di mestiere, l'idea sua, l'idea mia era proprio questa, perché era la mia passione, insomma, da ragazzino, voglio dire, quella di... Avresti fatto l'insegnante da libro cuore o... Ma guarda, ho fatto l'insegnante, ho fatto una supplenza in un istituto tecnico, ho fatto la supplenza di una settimana e lì ho capito che non lo potevo fare, perché c'era un ragazzo che insomma era un disastro, appena entravi faceva casino, eccetera, e quindi... Che non ero io quello. No, non eri tu, quindi puntualmente gli dicevo di andare fuori. Però dopo 3 minuti lo richiamavo tutte le volte, quindi insomma non era una cosa da professore vero, quindi già quello era un segnale che non avrei potuto fare. Troppo buono. Troppo buono, sì. E niente, poi è andata avanti questa storia, la mia lunga... Com'è cambiato il giornalismo da quando hai iniziato tu ai giorni nostri? Al di là della tecnologia che chiaramente... Cioè, mi raccontavi che addirittura si mandava... c'era il famoso fuorisacco, cioè articoli che si mandava per il giornale che sarebbe uscito 2 giorni dopo, lo mandavano per posta, voglio dire, quindi già questo. E poi si lavorava col telefono oppure con le telescriventi, che erano le macchine infernali, dove usciva una lunga banda gialla piena di buchi in cui si erano incisi i pezzi. Cioè era un lavoro del tutto diverso, anche per l'invio delle foto, c'era la telefoto che era una macchinetta, tra l'altro non avevamo neppure in redazione, dovevamo andare ai telefoni di Stato con questa macchinetta che pesava 70-80 kg, andavamo ai telefoni di Stato che stava a Porta Nuova dal centro per trasmettere queste telefoto che duravano, insomma la trasmissione poteva durare pure 4 ore, 5 ore, insomma era molto lunga. E qui era tutto un altro modo di lavorare. Però insomma, il cambiamento vero è stato questo, come ho raccontato dei miei inizi, ho iniziato facendo lavoro nero, perché quella era un po' difficile avere un contratto, eccetera. Non era solo. Sì, però voglio dire, appunto, la differenza vera era questa, che comunque chi cominciava a fare questo mestiere aveva comunque la speranza che potesse capitare l'occasione per essere assunto. È quello che è capitato a me, è capitato a tanti altri dei miei coetanei che insomma hanno avuto questa possibilità di portare avanti questa passione e questo lavoro. Oggi questo non c'è più, oggi la soluzione è entrare in un giornale o anche in una TV è molto, molto difficile, cioè è difficile, sono o sottopagati oppure sono la maggior parte collaboratori che non hanno questa speranza è proprio minima, direi l'1% di quelli che praticano questa professione possono sperare di fare un giorno il mestiere sul serio, cioè dentro una redazione. Tu ti sei dedicato poi, dopo aver fatto vari settori, allo sport. Sei stato proprio, diciamo, un giornalista sportivo, forse il giornalista sportivo di Pescara. D'Abruzzo. Ma in linea di massima il giornalista, cioè la domanda che mi porto dietro insomma oramai da 40 anni, perché all'inizio un po' meno, era chi mi incontra, che mi dice allora su Pescara.
Io la domanda che all'inizio rispondevo anche, però poi capivo che non era tanto, la domanda era solo introdurre quello che lui voleva dire, tipo, quindi lui adesso deve raccontare lui. Mi racconta lui come era la partita. Cioè, io quando l'ho capito sono stato al mio posto, insomma, senza discutere, perché ma a parte questo, sì, ho fatto veramente, ho iniziato un po' con la cronaca, però con l'idea fissa di poter fare lo sport in particolare. All'inizio avevo ho trovato uno spazio per il basket, che è un po' la mia passione, anche da ragazzo l'avevo pure praticato. Beh, devo dire che ti difendi ancora bene. Ma un pochino, sì, insomma, con tempi un po' diversi. Però, insomma, inventai per la prima volta sul giornale una rubrica che usciva una volta a settimana, la colonna del basket, che all'epoca era una novità assoluta, perché insomma i primi anni 70 questo lo sport che era un po' rispetto al calcio non c'era paragone, quindi tutti gli sport minori, il basket faceva parte di sport minori, trovare uno spazio sul giornale era già una cosa difficile, già questa secondo me mi ha dato la prima soddisfazione. Poi ho cominciato, ovviamente nei giornali facevi di tutto, quindi sia lo sport ma anche la cronaca nera, la bianca, insomma, dovevi fare comunque un po' di tutto nella redazione di provincia, è quello che ho fatto io. Poi, insomma, man mano, che è anche bello perché spazi un po' in tutto. Ma certo, vivi la città, insomma, all'epoca poi, insomma, le redazioni che ho vissuto io, redazioni sempre piene di gente, una frequentazione continua di qualsiasi livello, di qualsiasi tipo, per cui c'era questo aggancio con la città, con quello che c'è, con i problemi di fuori, insomma, quindi era una cosa che comunque ti appassionava. Quindi ho fatto anche il capo servizio della cronaca, poi per un lungo periodo, soprattutto negli anni, fine anni 80, inizio anni 90, ho fatto l'inviato pure per lo sport nazionale, ho seguito le coppe europee con l'Atalanta, la Juve, il Mondiale 90, insomma. Soddisfazioni ne ho avute, insomma, sotto questo aspetto. E poi ho chiuso facendo il caporedattore della redazione del Messaggero d'Abruzzo. Tante volte ho rifiutato, ovviamente la sede centrale era Roma, per cui spesso ogni tanto arrivava la richiesta di trasferimento, l'ho sempre evitato perché l'attaccamento a Pescara, ai miei valori, alla mia famiglia era superiore a quello, ai vantaggi che avrei potuto avere sul piano professionale. Non sono assolutamente pentito, credo di aver fatto la scelta giusta sotto tutti gli aspetti. Ecco, voglio dire, se un piccolo rimpianto della mia professione, un piccolo, insomma, per me grande, un piccolo per gli esterni, è quello di non aver potuto lavorare sulla stessa redazione con mia figlia Simona, come sai lavora col centro. E questo mi sarebbe piaciuto. Un orgoglio che comunque, ma qualcuno, sì, però, la cosa, famiglia continua la tua. No, a parte tutto, quando ho cominciato Simone, che per me è bravissima, lo direi anche se non fosse mia figlia, quando ho cominciato lei era la figlia di De Leonardis. Da qualche anno io sono il padre di Simone De Leonardis, insomma le cose sono cambiate. La cosa mi dà anche soddisfazione. Totò. In questo format abbiamo il maestro Franco Darmi che ci dedica una canzone. Buonasera. Maestro, buongiorno, sera a te. Che cosa ci dedichi in questo? Imagine. Imagine. Bello. Bello. Imagine, veramente. La mia canzone preferita. Canzone preferita. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hill below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. You imagine there's no countries.
isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life and peace. You may say that I'm dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will leave us one. Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Rientriamo in studio dopo la pubblicità e dopo la meravigliosa canzone del maestro Franco D'Armi con il nostro ospite Antonio De Leonardis, Totò. Sei Totò un po' per tutti. Per te, soprattutto, per te. No, no, va bene, oramai è quello. Sei dai, e questo è come allora su Pescara, la stessa cosa. Allora, senti, parliamo di questi baffi. Sì. Hai sempre tenuto i baffi? No, anche qui, chiaramente, sembra che faccio la pubblicità alle mie figlie, però ce l'ho da quando è nata la mia seconda figlia, Alessandra, nel senso che dal 74... Avevo 74 mondiali. Sì, quelli di Germania, quelli un po' brutti. Quelli brutti, però, brutti, sì, sì. Però lei era da gennaio, quindi era prima dei mondiali. Polonia, Haiti, abbiamo vinto con Haiti, poi sì. Lato, Deina. Deina. E niente, io allora all'epoca addirittura mi ha fatto crescere la barba e tutte le volte che mi guardava mia madre, mi vedeva, mi diceva guarda, tagliati la barba perché sei veramente orrendo. Perché no? Sei magro. E così decisi, vabbè, la promessa era appena nasce mia figlia, tra l'altro all'epoca non si sapeva nemmeno il sesso di questo, quindi non c'era ancora la tecnologia,
Però chiaramente ho mantenuto la promessa, sono andato davanti allo specchio, mi sono cominciato a tagliare, però non mi lascio i baffi. Quindi dopo, a distanza di tanti anni, avrei voluto, ho pensato pure di togliere, però no. Lì si è opposta mia figlia Alessandra, ci opponiamo tutti a questa cosa, c'era la sua età, quindi non potrei farlo. Da qui il baffo del delfino. Questa è stata una felice per me, l'idea del direttore, che adesso è il precedente direttore del centro, Mauro Tedeschini, che ha fatto iniziare questa collaborazione. E il titolo l'ha trovato lui, credo che sia stato per me bello, insomma, molto, mi è piaciuto come cosa. Tra l'altro c'è anche qualcuno di questi Vucumpra che mi incontrano. Oh, baffo! No, mi chiamo Delfino, quindi. Senti, nella tua carriera giornalistica, qual è stata l'episodio che mi vuoi raccontare di cronaca che ti ha, o di una partita, quello che ti ha emozionato di più? Guarda, questo l'ho già raccontato tre volte, a me quello che mi ha dato veramente più soddisfazione non è stata tanto una notizia, quando praticamente l'anno in cui Pescara con Galeone si è salvato in Serie A, l'unica stagione in cui si è salvato, allora c'era una partita. Tu sei molto amico con me, sta. Beh sì, abbiamo stato, a parte quello, credo che sia stato quel periodo più felice. Non solo per il calcio, ma proprio per lo sport pescarese. C'era anche più allegria. No, era un altro clima. Un clima diverso. Ricordo che ti devo dire, una partita persa in Coppa Italia con la Juve, 6-2 all'Adriatico, con tutta la squadra sotto la curva, ricevono l'applauso di tutto lo stadio. Insomma, meraviglioso. È una cosa che è impensabile. No, ti dicevo, quell'anno appunto c'è stata questa la penultima giornata. E Pescara poteva bastare un punto, c'era la classifica avulsa, per cui insomma si sapeva che comunque, dati i risultati, era uscito il pareggio, quindi era matematico che Pescara era salvo. Allora andiamo tutti nello spogliatoio, tutti, allora non c'era la tribuna, la sala stampa, fuori davanti allo spogliatoio, tutti quanti ad aspettare che uscissero i giocatori, il Galeone. Però non usciva nessuno, siamo stati lì 10 minuti, a un certo punto esce fuori il massaggiatore Italo Rapino, che purtroppo è morto, è stato veramente una persona eccezionale, e mi chiama e dice: guarda De Leonardis, puoi venire dentro un attimo? E sì, vabbè, sono andato dentro, non sapevo cosa. E allora Galeone, c'era la lavagna, mi disse: allora adesso spiegaci perché siamo salvi. Quindi io ho fatto alla lavagna, ho spiegato perché la classifica avulsa salvava il Pescara, quindi c'è stata un'esplosione di gioia, quindi sono stato partecipe di questa cosa. Mi ha dato soddisfazione il fatto che di questa credibilità che avevo, magari avrei anche potuto sbagliare i calcoli, però insomma ho dato l'ufficialità della salvezza in questo modo. Insomma, ricordi quel periodo, il giocatore un po' come tutti dei figli? Ma no, sì, esattamente, ma più che sia anche amici, vuol dire, alcuni sono rimasti, soprattutto, te devo dire, Pagano, Berlingheri, c'era Le Bonal, insomma c'erano Gasperini in particolare, un rapporto ottimo. Poi Allegri è venuto dopo, però quel periodo lì, ma era il calcio diverso, capisci? Era diverso, oggi si fanno le conferenze stampa la vigilia, allora. Durante la settimana spesso il campo porte chiuse, allora insomma tutti quanti ci ritrovavamo ai bordi del campo a seguire l'allenamento, tutta tranquillità, a fine il sabato dopo l'ultimo allenamento si aspettava che soprattutto il Galeone che finisca e facesse la doccia, poi si entrava e lui ci riceveva con champagne o prosecco e si beveva tutti insieme, si parlava, si faceva l'intervista. Questo è un clima che come vai a spiegarlo adesso a chi non l'ha vissuto? Ma non era solo, era per tutti, era così, era per giornalisti, carta stampata, per quelli delle radio, magari anche qualcuno faceva finta di fare cronista, però si infilava. E Galeone aveva un rapporto preciso, ancora, ottimo con tutti. Ancora oggi con la città, Galeone, mi ricordo. No, lui ha avuto un legame. Lo stadio, che si è guardato in giro, poi ti ha visto, seduto vicino no, a te. No, ma lui ha un rapporto con Pescara eccezionale, perché insomma tu lo vedevi sempre
quando non c'era allenamento lo vedevi in centro a Piazza Salotto, bar della zona a prendere aperitivo, viveva molto la città, insomma. Ho visto anche fare cose incredibili, cioè che so, la giornata di sul lungomare, che lui dopo andava dallo stadio, andava verso Riberto, che allora era frequentato da loro, c'era traffico, ha fatto con la macchina, si è fatto tutto il marciapiede, voglio dire, con quel vigile che l'ha visto, gli ha detto, ha visto l'esame, l'ha salutato, è successo niente. Sì, stranissimo, ma sono cose che chiaramente, veramente sembrano di un'altra epoca, perché cioè, certo. Io, giusto perché ho una memoria ancora lucida e me le ricordo, altrimenti sembra che sto dicendo delle fesserie. Senti, una delle cose, io ho la fortuna di conoscerti da tanti anni, una delle cose che di te mi hai lasciato veramente con gli occhi lucidi è quando mi hai detto che una volta con tua figlia hai ripercorso tutta Pescara e gli spiegavi che cosa c'era negozio per negozio, di come cambia questa, la trasformazione di questa Ma guarda, città. Ti dirò che questo è un esercizio. È una cosa che comunque mi ha colpito, perché è molto bello raccontare ai figli. No, cioè, che questa fortuna, appunto, un po' di avere qualche anno in più, direi tanti, e poi di ricordare la città. Cioè, io ricordavo il centro con le case bombardate, i campetti dove giocavi a pallone, adesso. La scuola che non c'era, voglio dire, sì, è stato Simone, doveva fare un servizio insieme, ho raccontato un po' di negozi che c'erano, ma tra l'altro questo è un esercizio che faccio quasi quotidianamente, perché dopo tanti anni ho girato un po', alla fine sono tornato ad abitare oramai da 20 anni su una zona del centro dove più o meno sono nato. E per cui tutte le mattine ripercorro le stesse strade, passo davanti alla mia scuola elementare, insomma, e ci sono sempre una valanga di ricordi. Tra l'altro siamo trovati al primo giorno di liceo di mia nipote Francesca, quarto ginnasio, siamo trovati io, mia figlia e mia nipote, tutte e tre a ricordare, insomma, dove anch'io avevo studiato, voglio dire, dove magari il muretto dove visto spesso copiavo i compiti la mattina, perché insomma non è che fossi, insomma, la scuola mi piacesse tanto, però insomma. Senti, tre figli, una moglie adorabile, ma soprattutto sette nipoti, di cui sette nipoti, cinque maschi, una squadra di calcetto. Sì, la prima e l'ultima sono le bambine, insomma, oramai Francesca è una signorinella, e l'ultima a 3 mesi, la figlia di Enzo, e penultimo è Antonio. Io non ho insistito, non ho chiamarla. No, vabbè, è una tradizione nostra, se è mio quello figlio. Quello che era in bicicletta. Ma sì, lui oramai mi chiama nonno bici, quindi quando mi chiama, sì, non mi chiama in altro modo, per cui come mi sente che sto al telefono, nonno bici, c'è bici, e poi ovviamente andiamo in bici. E, no, la cosa bella è tutte e sette i nipoti, ho un rapporto eccezionale e ho la fortuna di averlo. Di avere veramente nipoti eccezionali tirati su, credo, anche da famiglie eccezionali, non solo le mie figlie, ma anche i mariti e la nuora di mio figlio, certo. Voglio dire, è veramente è la cosa più bella che anche questo mi ha aiutato a staccare la spina dal momento in cui sono andato in pensione. Tra l'altro, quando sono andato in pensione, Ogni giorno incontravo magari qualche collega che mi diceva, ma scusa, ma adesso cosa fai? Tutto preoccupato. A te. Non ci sono. Allora al terzo, al quarto che me l'ha detto, ho detto, guarda, senti una cosa, tu pensa a tutte le cose che non fai tu, io le faccio, ciao. Ah, perché in effetti è difficile poi staccarsi da un lavoro, non solo, il giornale in particolare credo che assorba molto, voglio dire, quindi uscirne, anche perché era un lavoro che ti assorbiva completamente. Io periodi lunghi, certo, lunghissimi, tantissimi anni, roba di 14-16 ore al giorno, non c'erano domeniche. Io la domenica a casa l'ho scoperta al momento in cui non sono andato più in trasferta, quindi ho fatto qualche Pasqua fuori perché per la partita. E quindi è stato veramente è un lavoro
pesante, ma allo stesso tempo bello, perché credo che chi comincia questo mestiere lo faccia soprattutto per passione. È quello che almeno che è capitato a me, è una passione che ancora mi affascina, e anche per quello non, finché ho un po' un pizzico di lucidità, credo di averla ancora, continuerò a dar fastidio magari a te, che insomma voglio dire, ogni tanto ci becchiamo pure. Beh, ogni tanto ci becchiamo. col calcio è obbligatorio. Beh. Tu pensi di averle mettere tu il calcio più se deve non lo dire, perché poi la gente ci crede, perché dice è una battuta, anche se ricordo anche un po', perché tutto. Comunque giochi ancora, perché ogni tanto il sabato mattina, quando io mi alzo stanco, ti vedo ogni tanto sui campetti. No, il sabato, giochiamo il sabato mattina, una partita che faccio io in particolare dall'89, quindi sono tantissimi anni. E sabato mattina, con qualsiasi tempo, anche con la neve abbiamo giocato, e continua questa tradizione. Ma non arancione con la neve? Beh, cambia, sì, anche, è successo anche questo. Una volta con la neve, il bello della neve è il pallone arancione, no, che è meraviglioso. Allora, una volta ti racconto questo piccolo episodio. Allora, un anno c'era la partita con l'Ancona, e allora durante la settimana, parlando con i colleghi di Ancona, dico, vabbè, perché non facciamo una partita? Venite giù, organizzate la partita. Se non che la mattina nevicava a cielo aperto, quindi questi pensavano che non giocassimo, invece no. Ci hanno trovati tutti in campo con i giacconi, con la neve che fioccava. No, ma si gioca normalmente, abbiamo detto, abbiamo vinto 6-0, però insomma gli hanno dovuto giocare. Senti, e oltre al calcio 5, tu hai anche la passione per il basket, come dicevi prima. No, soprattutto per il basket, io... Cioè, nasce da lì, io qualche volta l'ho detto, sono stato col giornale tantissimi anni anche ostaggio del calcio, perché in effetti non è che sempre mi entusiasmasse questo fatto, però la mia passione vera è sempre stato il basket. Infatti vai sempre al palazzetto a vedere. Sì, 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 ma appunto l'ho praticato fino a quando mi sono sposato, penso anche breve. Anche adesso giochi? Sì, gioco. Sarà disponibilità tua e di altri amici che mi hanno accettato, insomma me la cavo abbastanza con quei ritmi. Quando sei arrivato sei il nostro presidente. No, ma soprattutto c'è questo piccolo particolare che spesso loro lo dicono, ma credo che sia vero, nel momento di fare le squadre io insomma qualche trucchetto lo trovo per avere la squadra più forte, però insomma siamo sempre lì, lo devo ammettere, però difatti vinciamo quasi sempre. Tutta questa mezz'ora è terminata, lasciami dire una cosa personale. Sì. Sei una persona meravigliosa. Grazie a te per l'invito. Ciao. Grazie. E abbiamo terminato anche questa puntata di Riconosciavoli, io col mio amico Totò De Leonardis e col maestro Franco Darni. Grazie a tutti, arrivederci. Pretenders.
Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it